Uomini e donne, un'amatissima ex corteggiatrice del suo primo figlio, piango dall'emozione. Abbiamo conosciuto Martina Lucchene all'interno dello studio di Uomini e Donne. Come corteggiatrice dell'allora tronista Riccardo Gismondi, il quale scelse, però, Camilla Mangiapelo. Da allora Martina ha iniziato a lavorare a tempo pieno sui social, diventato una seguitissima e molto apprezzata beauty influencer. Ma non solo, perché dopo la delusione per la mancata scelta, la Lucchene ha ritrovato l'amore accanto a Maurizio Bonori. Talent manager e papà di Santiago, avuto da una precedente relazione. Una storia d'amore che negli anni è diventata sempre più importante e proprio poco fa l'influencer ha svelato che presto darà alla luce il suo primo figlio. La Lucchene si è mostrata sui social molto emozionata per la lieta novella e nelle storie. Visibilmente commossa, ha spiegato di voler parlare per annunciare una cosa molto importante. Ma ha spiegato di non farcela e quindi ha preferito affidare alla scrittura tutte le sensazioni e le emozioni che sta provando in questo momento e per questo ha pubblicato un lungo post con uno scatto che la ritrae al fianco del compagno Maurizio Bonori e al figlio di lui con il pancione in bella vista e l'immagine dell'ecografia. Un sogno che si avvera per Martina, che ha sempre coltivato il desiderio di diventare mamma e avere una famiglia tutta sua. Come ha rivelato nella didascalia che accompagna il post. Martina ha poi speso parole dolci per il suo compagno. L'ex corteggiatrice ha voluto dedicare anche un pensiero al figlio del suo compagno, che diventerà il fratello del suo bambino. So admire nave spaziale de pe Andromeda. Ăsta e țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din capăr rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un...